Gherardo Cappelli è stato rinominato presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lago Nigro, dopo la rottura avvenuta tra diverse polemiche con il suo ex alleato di lista Giuseppe Sabella e le dimissioni di altri due avvocati dal Consiglio. Si è tenuto un nuovo Consiglio dell'Ordine che ha visto anche l'ingresso di new entry e alcuni ritorni eccellenti. Per questo motivo Cappelli ha deciso di dimettersi e richiamare al voto i consiglieri. L'esito delle nuove elezioni ha confermato alla presidenza dell'Ordine proprio l'avvocato Gherardo Cappelli. Tesoriere invece sarà il nuovo consigliere Vincenzo Viceconte, mentre Corrado Gerbino ricoprirà il ruolo di segretario. In questo caso si è tenuto conto dell'equilibrio tra Sala Consilina e Lago Negro, in quanto i due consiglieri eletti sono dell'area lucana dell'Ordine. Entrano in consiglio, dopo le dimissioni di qualche settimana fa, anche Luciana Morelli e l'ex presidente del consiglio Michele Marcone. Quest'ultimo, nell'ultima elezione, era avversario proprio di Gherardo Cappelli. E anche in quel caso, dopo l'elezione, le polemiche non mancarono.